Grazie, grazie per essere qua una domenica mattina, grazie per quello che farete nei prossimi giorni. Ascoltavo Silvio e ha un'energia e un entusiasmo eccezionale. Spero che Dio mi conceda la metà della sua forza, perché è incredibile. Sentivo Pino che parlava di cultura, di esclusione, di pregiudizio, e io ricordo, visto che poi settimana prossima comincia il Festival della Canzone, ricordo che oggi avrebbe compiuto 65 anni un grande romano che in questo teatro ha fatto parecchie iniziative, Fabrizio Frizzi, che nella vita ha fatto quasi tutto tranne che la conduzione del Festival di Sanremo, perché probabilmente non aveva punto. Quindi centrodestra al governo, 100 giorni, ovviamente la regione poi sarà in mano a Francesco e sarà in buone mani, però a me spiace per una categoria di persone che in questi 100 giorni hanno gufato giorno e notte e speravano che la borsa crollasse, che ci fossero disastri. Per carità, non è un periodo facile, non è un periodo semplice, però annuncio di servizio a politici e giornalisti di sinistra: noi qua stiamo per almeno 5 anni e per almeno 5 anni governeremo insieme con la squadra di governo che c'è davanti a noi. Devo dire che per me è entusiasmante, perché arrivare a un ministero delicato, che sono 3 ministeri, infrastrutture, casa, lavori pubblici, è tanta roba, ci siamo messi a studiare. E devo dire che per Roma e per il Lazio, dopo anni di chiacchiere, abbiamo messo sul tavolo parecchi miliardi, vado a memoria, i 2 miliardi per la metro C di Roma, perché mentre qualcuno a sinistra chiacchierava e prometteva, noi i soldi veri li abbiamo messo per la mobilità sostenibile dei cittadini di Roma. Penso all'autostrada dei parchi, alla A24, su cui abbiamo messo un altro miliardo e stiamo lavorando. Non voglio fare promesse prima di essere certo di poterle mantenere, però già quest'anno non abbiamo aumentato il pedaggio e stiamo lavorando per ridurre o addirittura, se possibile, azzerare il pedaggio per i pendolari romani che prendono la A24 nel tratto che riguarda solo Roma, perché spendere 1,50 euro per entrare, 1,50 euro per uscire nel tuo territorio è qualcosa che spero possa essere superato. I 700 milioni per l'acquedotto, il commissario per la Roma Latina, da quanti decenni si parla della Roma Latina? Questo è un altro diritto, la Orte Civitavecchia, la cisterna Valmontone, insomma ne abbiamo fatti e ne faremo in 100 giorni. E la cosa curiosa è che c'è qualche parlamentare di sinistra che ogni tanto fa delle interrogazioni sulle infrastrutture ferme da 15 anni dicendo: ma come mai Salvini non ha ancora risolto il problema? Non c'è Batman al Ministero delle Infrastrutture, c'è uno normale di 49 anni che peraltro si deve prendere gli appunti scrivendo in grande, perché ormai ci vedo poco da vicino, ammetto questa mia mancanza, che compie 54 anni. Il 9 marzo, e spero di festeggiarli bene perché qua si parla di calcio, è il giorno dopo la festa della donna, ma è il giorno dopo Tottenham Milan, quindi visto come ci stiamo approcciando al campionato. Però devo dire che sono 100 giorni vissuti al massimo. Un tema mi sta particolarmente a cuore, che è quello della sicurezza stradale, perché noi ovviamente possiamo lavorare per strade moderne, sicure, tecnologiche, i droni, i 5G, l'alta velocità, i ponti, i viadotti, però parlo da ministro e parlo da papà con 2 figli sotto i 20 anni, dobbiamo lavorare giorno e notte, devo impegnarmi giorno e notte per bloccare quella strage di migliaia di ragazzi che ogni anno perdono la vita sulle strade italiane, innocenti, incolpevoli, falciati anche sui marciapiedi. Penso ai pedoni, penso ai ciclisti, stiamo mettendo mano anche a un nuovo codice della strada. Una volta approvato uno strumento di lavoro, qua ci sono tanti amministratori locali, tanti liberi professionisti, tanti artigiani e piccoli imprenditori,
di questi 100 giorni porto con orgoglio un'affermazione del professor Sabino Cassese, che a proposito del nuovo codice dei contratti che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri ha detto: finalmente un codice del fare che permette agli imprenditori di lavorare e ai sindaci di appaltare senza perdere tempo con burocrazia e contro burocrazia. Però dopo il codice degli appalti, dicevo, il codice della strada, per cercare di rendere più sicura la viabilità, per normare, penso a Roma, penso alle grandi città, Roma e Milano, per normare anche quello che 30 anni fa non era normato nel codice della strada. Va bene il monopattino se vai a 20 all'ora, non va bene il monopattino se vai a 50 all'ora contromano sul marciapiede davanti alle scuole e in mezzo alle persone che camminano tranquillamente. Quindi darsi delle regole sarà assolutamente fondamentale. E un altro tema, qua mi è caduto il foglietto. No. Però l'applauso perché mi è caduto il foglietto me lo dovete spiegare poi. A tanti cadrà il foglietto, però non è che se all'insegnante in classe cade il foglietto gli studenti si alzano in piedi facendole l'applauso. È caduto il foglietto, capita nella vita. A proposito, fra i tanti ministri qua presenti ringrazio tutti per il lavoro di squadra che abbiamo fatto e ringrazio, permettetemi, anche un ministro attaccato in maniera pregiudiziale da qualche sindacato, il ministro della scuola Beppe Valditara, che rimette al centro il rispetto per gli insegnanti e per i professori. Non si entra in classe a far casino, a chattare col telefonino, si entra in classe per studiare. Se vuoi chattare, chatti all'intervallo. Ed è incredibile non solo che qualche genitore giustifichi il povero ragazzo che durante l'occupazione al liceo, a scuola, scarica l'estintore facendo decine di migliaia di euro di danni, e col ministro Valditara portiamo avanti un progetto per cui paghino mamme e papà per i danni dei poveri figlioli che altrimenti dovreste pagare tutti voi. Però ieri ho mandato la mia solidarietà via SMS a quella professoressa Giorgia di Rovigo che è finita sui social perché degli sciocchi sono entrati in classe con una pistola ad aria compressa, l'hanno presa a pallini, l'hanno pubblicata sui social e hanno trovato qualcuno più sciocco di loro, non faccio nomi, la Litizzetto, che ha detto che se l'insegnante non riesce a stare simpatico agli studenti ci sta che ti prendano a pallini. Non esiste né in cielo né in terra. L'insegnante si rispetta assolutamente. Come prima di entrare per 3 minuti nel merito della regione, si rispetta anche chi indossa una divisa. Non entro nel merito. Non entro nel merito di polemiche che devono assolutamente essere superate e interessano a qualche giornalista e parlamentare di sinistra in cerca di autore, però io non accetto neanche di sedermi a tavola con qualcuno che lancia bottiglie Molotov contro i carabinieri e contro le istituzioni di questo Stato. Se ti hanno condannato all'ergastolo, un motivo ci sarà e stai all'ergastolo. E se ti hanno dato il 41 bis, ti fai il 41 bis. Punto. Perché se ci siamo andati a rileggere la storia del 41 bis che parte per bloccare la possibilità di comunicare per i boss mafiosi e di portare all'esterno i loro messaggi di morte e criminalità fra gli anni 80 e gli anni 90, se qualcuno ancora oggi, nel 2023, secondo me siamo fuori dal mondo, inneggia alla lotta armata, non è un diritto, ma è un dovere dello Stato evitare che questa persona parli con dei giovani, parli con l'esterno. La lotta armata va condannata senza se e senza ma. E buon Dio, siamo nel 2023, la lotta armata. Preferiamo la lotta per assegnare più velocemente le case popolari,
Io ho visto dei dati vergognosi per la capitale di un paese con le nuove assegnazioni di case popolari, e su questo Francesco ci prendiamo l'impegno, tu da governatore, io da ministro che si occupa di casa. Non è possibile che ci siano migliaia di case popolari sfitte, inutilizzate a Roma perché c'è qualcuno che non è capace di gestire il patrimonio immobiliare romano. E poi, per 10 secondi, parlo da segretario della Lega, per quello che mi riguarda, visto che non ci sono case per tutti, le poche che ho, prima vanno agli italiani e poi quel che avanza va al resto del mondo. E questo si può e si deve fare. 48.000 le case del patrimonio ATER più 28.000 del Comune di Roma, e nell'arco degli ultimi anni una cifra di assegnazioni media di 300. 300 sono quelle che assegna in un anno il Comune di Trieste, ma il Comune di Trieste ha 200.000 abitanti. Roma ha qualche abitante in più. Quindi lavorare sul tema casa e coi governatori, vedo altri governatori, al Ministero delle Infrastrutture, lanciare un nuovo piano casa per mettere decine di migliaia di appartamenti a disposizione dei giovani che non hanno 1.500 euro per pagarsi l'affitto in centro a Roma o a Milano, sarà assolutamente una priorità dei prossimi anni del mio Ministero. Perché è vero che Roma, e chiudo, vivrà degli anni eccezionali di investimento, di attrattività, di ricchezza, di creazione di lavoro. Io sono stato col sindaco Gualtieri a visitare la stazione della metro C a Porta Metronia, che sarà un unicum al mondo, una stazione museo, dove devo dire, grazie anche al buon senso della sovrintendente, avendo ritrovato negli scavi una caserma antica di 1.000 metri quadri, non si è interrotto il lavoro, si è spostata la caserma e a fine lavori la si riporterà in sede. Ecco, io ringrazio i sovrintendenti illuminati che aiutano la città a evolvere, perché purtroppo nel resto del paese non sempre sono così illuminati e bloccano qualsiasi cosa si voglia fare. I professionisti del no, non puoi bloccare in Puglia l'alta velocità con 400 milioni di investimenti perché ci sono dei mandorli. Buon Dio, viva i mandorli li puoi piantare da un'altra parte. Il treno passa e il mandorlo è contento anche se sta a 100 metri di distanza. Quindi è questo quello che faremo. L'ha detto giustamente Antonio, voi pagate la tassa rifiuti come la si paga in tutto il resto d'Italia, avete diritto a una città pulita. Sia il termovalorizzatore, sia i termovalorizzatori che trasformano i rifiuti in energia, in ricchezza, altrimenti il subappalto, e lo vedo anche nel mio quartiere, non è dato all'ama, ma ormai è dato ai cinghiali. E quindi io vorrei che il patrimonio faunistico fosse tutelato in altra maniera. Grazie per quello che avete fatto, grazie per quello che farete in quest'ultima settimana. Perché non so se è un'impressione solo mia, poi da qua con la luce non vi vedo, però avere una domenica mattina all'auditorium pieno, fatevi un applauso, perché già questo mi dice che siamo sulla strada buona, tanta roba. Però Giorgia, non so se è un'impressione solo mia, perché domenica e lunedì si vota in due regioncine, Lazio e Lombardia, poca roba, è un voto, ma perché se tu guardi le grandi televisioni o leggi i grandi giornali, voi non esistete. Domenica non si vota. Fate un esperimento oggi a pranzo con gli amici, i parenti, in parrocchia o domani in ufficio. Prendetene 10 a caso al bar o domani in pausa pranzo, 10 cittadini di Roma, di Frosinone, di Viterbo, di Latina, di dove volete voi, e chiedetegli, ma tu domenica cosa fai? Boh. Scampagnata, grigliata, passeggiata, teatro. Seconda domanda, ma tu sai che domenica si vota? Come si vota? Anzi, abbiamo votato 3 mesi fa, abbiamo vinto le elezioni, la Meloni è Presidente del Consiglio, te fai il Ministro, perché devo tornare a votare? Ecco, a me sembra che ci sia un'enorme cappa di silenzio su queste elezioni, perché come i sondaggi li vediamo noi, li vedono anche loro. Siccome sanno che il PD prenderà una lezione che si ricorda per i prossimi 30 anni, non ne parla nessuno. Ho come questa impressione.
E quindi da militante a militanti, perché qua dentro c'è gente che ha passione politica con culture diverse, però devo confesso che quando abbiamo fatto il primo Consiglio dei Ministri mi sono domandato chissà se riusciremo ad andare d'accordo, e devo dire che questi primi 100 giorni mi hanno fatto trovare colleghi in gamba, però sicuramente col passare del tempo quelli che sono per il momento colleghi in gamba conto e sono sicuro che diventeranno anche amici. E questa è la differenza. Questa è la differenza fra l'andare d'accordo sul posto di lavoro e ragionare da squadra. Quindi vi chiedo in questa settimana di portare in giro una voglia di cambiamento, un taglio delle liste d'attesa, non miracoli, eh? Prima mi sono andato a vedere, negli ultimi 10 anni hanno chiuso nella Regione Lazio 16 ospedali. Noi non diciamo che in 15 giorni riapriamo 16 ospedali, però chiudere un punto nascita, ero a Velletri settimana scorsa, e costringere mamme e papà a farsi decine di chilometri e ore di viaggio non è qualcosa che è compatibile con la Roma del Giubileo e dell'Expo. Quindi riaprire punti per la salute deve essere una priorità. In questa settimana vi chiedo, e sono sicuro che lo farete, di andare a svegliare le coscienze dei romani in centro sicuramente, ma soprattutto, permettetemi, Roma non è solo il centro storico a cui sono molto attenti Gualtieri e Calenda. Roma è Tor Bella Monaca, Roma è Corviale, Roma è San Basilio, Roma è la Garbatella. Non sono solo i milionari, e lo dico non con invidia ma con enorme rispetto di chi ce l'ha fatta nella vita, perché questa è la cifra diversa del centrodestra. Se uno ha successo vuol dire che è stato bravo, gli si battono le mani perché crea lavoro, evidentemente, non si guarda in cagnesco, questo ce l'ha fatta, chissà che cosa ha tramato, è stato bravo. Bravo, meritocrazia, l'abbiamo messo nel nome del ministero e a sinistra si sono rabbuiati, quindi non ci siano più, come diceva Giorgia, italiani serie A e italiani serie B, cittadini serie A e cittadini serie B. Vi faccio una richiesta, al di là dei temi e dei quartieri e della viabilità delle case, una cosa ci contraddistingue, ci deve contraddistinguere nella prossima settimana: il sorriso. È chiaro che è un momento difficile, l'aumento dei mutui per alcune scelte a mio parere poco comprensibili da parte della Banca Centrale Europea, alcune crisi aziendali su cui stiamo lavorando, però il sorriso, perché ogni tanto io non guardo mai la tele, la politica in tele, già la faccio, poi se andassi a casa a guardassi la politica in televisione sarei da ricovero, però ogni tanto quando mi capita da una certa parte vedo sempre musi lunghi, arrabbiati, incazzati, rancorosi. Il sorriso. Viviamo nel paese più bello del mondo, abbiamo un governo che farà tante cose, il buon Dio ci dà la grazia di alzarci la mattina e di fare, per quello che mi riguarda, un lavoro che per me coincide con la passione che cerco di fare al meglio. Quindi col sorriso andiamo a vincere in Regione Lazio, col sorriso andiamo a vincere in Regione Lombardia, poi il difficile, Francesco, non sarà vincere domenica 12 e lunedì 13, sarà fare quello che questo governo sta facendo e per cui gli italiani ci stanno apprezzando, iniziare il giorno dopo a mantenere una per una tutte le promesse che abbiamo fatto. Viva Francesco Rocca e viva Roma e viva la Regione Lazio, e grazie di cuore per quello che farete. In bocca al lupo a tutti voi. Matteo Salvini. Allora permettetemi ovviamente di salutare anche gli altri ministri che vedo allineati qui di fronte a me, c'è il ministro Crosetto che ringrazio, la difesa, grazie ministro.